Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e ben ritrovati su questo spazio riservato a come imparare a suonare le canzoni al pianoforte in maniera semplice. Oggi vediamo uno dei miei brani preferiti dei Radiohead che è Creep. Cantare in libertà. Bene, vediamo subito che questa canzone è composta da quattro accordi. E sono Sol, questo è Do, dove ci sono i due tastini, a sinistra c'è il Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, e usiamo le dita che si chiamano, sappiamo bene, 1, 2, 3, 4 e 5 per la mano destra, 1, 3, 5, e iniziamo così. When we were before, ok, il secondo accordo è il Si maggiore. Quindi prima del Do c'è il Si, poi abbiamo Re diesis e Fa diesis. Ogni accordo dura quattro battute. You're just like an angel, Do maggiore, you scream as me cry, e Do minore. La differenza tra il Do maggiore sta solo nella nota del centro, cioè nella terza, che nel caso del Do maggiore è Do, Mi, Sol. Nel caso del Do minore cambia soltanto questa nota, il Mi che scende a Mi bemolle, e quindi questo è Do minore. E poi continua così, anche nel ritornello. But con lo stesso accordo con cui abbiamo iniziato. abbiamo visto che anche i grandi capolavori possono avere degli accordi semplici. Ovviamente l'arrangiamento poi del brano è tutta un'altra storia, però noi vogliamo solo accompagnarci al pianoforte in maniera semplice e divertirci a suonare delle canzoni. Io comunque vi lascio in descrizione anche la diteggiatura per la mano destra e per la mano sinistra, e inoltre dei link collegati a delle puntate dedicate proprio agli accordi sul pianoforte e al testo con gli accordi che potete trovare tranquillamente online. Buon divertimento!